Dunque, cosa sperate di trovare qui? Dalla mappa si notano diverse strutture intorno al vulcano. Avamposti abbandonati, alcune torri. Delle rovine laggiù. Con la nostra fortuna, quante probabilità abbiamo che il vulcano erutti ora? Zero, è inattivo. È la prima cosa che ho controllato quando abbiamo deciso di cercare un punto. Oltre a dove noleggiare la GPU. Sally, mi stai dicendo che hai davvero svolto delle ricerche? Non puoi essere sempre tu il sapiente. Forse te lo definirei piccola. Dai, dai, piccola. Forza, andiamo, andiamo, andiamo. Andata. Io ho quel cumulo di pietre. Tecnicamente si chiama Kea. Sì, ma non mi piace quella parola. Ha qualcosa di sinistro. Wow, spettacolo. Guardate l'immagine. Ma quanto diavolo è lontano questo vulcano? Pazienza. È stato fatto. A me sembra comunque troppo lontano. Merda. Addio a un altro cairn. Cumulo di pietre. Scusa, Sam, cumulo di pietre. Grazie. Comodo, vero? Non ero contrario al verricello, ero contrario a pagarlo una fortuna. Sally, quanto sei in confidenza con... Sai, qualcuno si era impegnato per impilare quei sassi. Shoreline. Già, sembrano fare sul serio. E sono terribilmente vicini al vulcano. Pensavo la stessa cosa. E se avessero già... L'hai sfruttato per contattarci. Ci ho provato. Gli ho chiesto di spedire una lettera al tuo fermaposta. Mai ricevuto. Perché il direttore l'ha trovata. Mi hanno testato davvero per bene. E non ho mai più visto l'arma. Mi sono rifatto quando il direttore adesso c'è l'arma a casa. Ma non è andata come mi aspettavo. Ma porterà sfortuna a distruggere questi cosi. Mi hanno davvero per bene. E non ho mai più visto l'arma. La Shoreline ha trovato qualcosa. Rallenta. Certo. Merda! Dicevi, Sally? Sì, giusto. Allora, cazzo. Ma mi sono rifatto quando il direttore... C'è là, casa. Ma non è andata come mi aspettavo. Ma porterà sfortuna a distruggere questi cosi. Non credo. Ora che ci penso, ho fatto qualche affare con Alcazar decine di anni fa, prima ancora di conoscere voi due. Ah, sì? E sei ancora vivo? Beh, all'epoca non era un pezzo grosso. Stavo ancora scalando le gerarchie criminali. Procurai al suo capo alcune xilografie trafugate dal Giappone. Era un appassionato dell'epoca Shogun. Alcazar fece da intermediario.
Che tipo era? Cordiale a parole ma deciso, come se fosse pronto a esplodere alla minima provocazione. Beh, non è cambiato molto allora. Presi i soldi e tagliai la corda. Guardate ragazzi. Che cos'è? Torre sul vulcano. Nostra avventura sta per finire. Ops!